Giulio Scarpati, ci ritroviamo dopo la nostra intervista realizzata alla presentazione dei palinsesti Rai, tra l'altro cliccatissima, e quindi siamo contenti. Eccoci qua, un medico in famiglia 10, si comincia, qualcosa che non ci hai già detto. Fatti a ricordare. Fatti a ricordare quello che ho detto. No, intanto torna Lele. Appunto, torna Giulio Scarpati, cioè Lele Martini torna in questa decima serie e ha un carico di figli che, come sappiamo, sono 6 figli, per cui insomma notevoli, dai 4 anni ai 30, quindi insomma c'è parecchio da fare, e rientra e si riforma un po' la coppia di un tempo che era quella con nonno libero, diciamo, no? Nel senso che insieme questa avventura è cominciata, nel senso che era tutta una famiglia coniugata al maschile, no? Gestivamo io i figli, mio padre i nipoti. Siamo tornati un po' forse a quegli inizi, anche con l'idea, almeno dal punto di vista del personaggio di Lele che interpreto, che magari, appunto, come era Lele un po' all'inizio, anche un pochino più, diciamo così, puntiglioso o comunque volitivo nelle cose e anche nei confronti dei figli, con il desiderio anche di dire anche no ai figli. Ovviamente il nonno sotto banco cercava di dire dei sì, però è importante che si torni appunto a parlare di educazione dei figli in senso lato in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, e però ovviamente sempre con la simpatia, con la leggerezza, con la commedia che è una caratteristica di medico, però si ride di più, si pensa di più. Tra l'altro c'è un mistero proprio intorno a una tua figlia, no? Anna, che ci puoi dire? Non posso dire niente, però posso dire soltanto vedere per credere, nel senso cioè che poi appunto anche queste anticipazioni, cose del genere, insomma la scommessa è quella di che il pubblico veda e poi ci dica quello che pensa. Io penso che comunque insomma è una storia complessa, quindi avrà tanti risvolti, ma io penso che sia anche importante che qualche volta i personaggi siano messi in difficoltà dalla vita. Dopo il medico ti ritroviamo a teatro, giusto? Sì, e rinizia la stagione teatrale da novembre ad aprile con una giornata particolare. E quindi niente, per me è molto importante, con Valeria Solarino, con la regia di Nora Venturini, un testo che ho adorato, ovviamente tratto dal, è proprio il testo del film di Ettore Scola, scritto con Ettore Scola e Eugenio Maccari, è una bellissima esperienza, un personaggio meraviglioso, sono contento di riportarlo. Grazie Giulio.